Un'identificazione uomo-natura, che non ha più il fine teologico del narrator narratum medievale, ma un intento pragmatico di liberazione e di non aggiunzione di oggetti e idee al mondo, quale oggi si presenta. Scriveva così nel 1967 Germano Celand, in Arte povera, appunti per una guerriglia, dando vita a uno dei più importanti movimenti artistici italiani del Novecento, che segnò l'ingresso della natura nei musei, fino ad allora solo rappresentata sotto forma di paesaggio. In Foresta con video sul sentiero e in Mentre la terra si orienta, la natura si impossessa delle sale del museo, ricreando attraverso i suoi elementi, le fascine e la terra, un paesaggio mutevole che si trasformerà con la contemplazione del visitatore. Un luogo magico, dove perdersi nella foresta o essere circondato dalle energie cosmiche che, come forze invisibili, ci circondano e ci attraggono con il loro magnetismo. La natura delle opere di Wolfgang Leib ci racconta di viaggi in Oriente e di lunghe passeggiate solitarie. In Without Space, Without Body, Without Time, la dimensione mentale dell'opera trasfigura completamente il luogo visivo e, attraverso gli elementi naturali, riso, polline e cenere, spazia su più ampi orizzonti emotivi, in una sorta di abbraccio panteistico che annulla in un istante tutti i nostri confini. Wonderful Is, di Alexandra Keyayoglu, è stata realizzata site specific per il Chiostro del Bramante. L'artista ha ricreato lungo le scale del museo un'intera grotta, sviluppatasi lungo tutto il percorso che conduce al primo piano espositivo, entro cui immergersi per ammirare i cambiamenti del paesaggio. Un ambiente naturale unico e suggestivo che è divenuto il simbolo della purezza della natura che stiamo perdendo. La natura entra nel museo. Un'esplorazione continua da vivere.